E continua a fare caldo, ma tanto, no? È d'altra parte estate, luglio, e io con tutto sto pelo ho caldo, cioè, cosa volete che vi dica? E io non vado a farmi depilare, non sono una signorinella che spende soldi per essere esteticamente accettabile alle norme estetiche. Dunque, allora, ero rimasto appunto alla difficile questione, no? Avrete notato la volta scorsa che sono cominciati i dolori filosofici, cioè andiamo sul difficile, io d'altra parte avevo avvertito fin dall'inizio. Dopo tutto l'ambaradan, la tiritera sui vari presocratici, no? Di preparazione a dove volevo arrivare io per far capire le radici della filosofia, come è nata la filosofia, cioè come radice del principio assoluto che sta al di sotto di tutta la realtà e accomuna, unifica tutto ciò che esiste, no? Ecco, la filosofia è nata così, uno dice ma è tutta qui la filosofia? No, ovviamente no, perché a un certo punto dopo aver cercato ciò che unisce, si potrebbe anche cominciare a cercare di capire ciò che divide, ciò che differenzia, no? Cioè il differire delle cose. Perché le cose sono differenti l'una dall'altra? In che misura? A che livello? Perché? E come possono stare assieme tutte le varie differenze, no? Per esempio, anche quello sarebbe una tematica interessante da sviluppare, no? Purtroppo i filosofi finora non è che abbiano sviluppato più di tanto questo problema, no? Il differire. Differire è una parola che in filosofia purtroppo la si usa molto poco, la differenza. È comparsa, diciamo, di recente, come per esempio la differenza ontologica, sempre appunto per quanto riguarda l'essere, no? Cioè l'essere come principio comune e poi anche l'essere come differenza, perché anche la differenza è una parte dell'essere, è un ente, no? O meglio, un insieme di enti, le differenze, anzi è tutto il manifestarsi dell'essere, l'essere si manifesta come differenze. Allora, ma ci arriveremo poco per volta. Allora, appunto, no, ho mostrato come i vari filosofi hanno cercato di individuare tale principio nell'uno o nell'altro elemento naturale, nell'una o nell'altra caratteristica dell'essere, fino a quando Parmenide appunto non si rende conto che prima di tutte le cose, appunto, è il fatto di essere che accomuna tutte le cose, infallibilmente. E che è lì che bisogna andare a investigare, no? L'essere, che non è un elemento concreto, non è nulla di identificabile, diciamo, concretamente, ma è un concetto in certo modo astratto, però dall'altro lato è anche estremamente concreto, perché tutte le cose sono, tutte le cose sono. Cioè, la prima caratteristica di tutte le cose è di essere. E appunto è questa la grande domanda a cui cerca di rispondere la filosofia. Cos'è l'essere? E cerca di farlo razionalmente. Cioè, non cerca di dare delle risposte che sono nell'ambito della fede, dire l'esistenza l'ha creata Dio, o gli dèi, o vatte la pesca a chi, no? Cioè, risposte dovute più che altro alla mitologia, che poi trovano a loro volta una risposta in un canone morale, no? Per cui appunto l'esistenza trova senso nel seguire delle determinate regole che derivano dalla fede religiosa e cose di questo tipo. La filosofia cerca di porsi da un punto di vista più radicale, poi riflettiamo cos'è l'essere. Quando noi diciamo essere, cosa intendiamo?
Questo ovviamente è diverso da ciò che invece è oggetto della scienza, perché come ho detto la scienza si occupa dell'ambito empirico, no? Cioè di ciò che appare empiricamente, è valutabile matematicamente, l'essere non è qualcosa di valutabile empiricamente, non si può sperimentare l'essere scientificamente, non si può numerarlo, non si può misurarlo. Io penso addirittura che essere, l'essere di esistere non è una categoria in nessun modo scientifica. Cioè, per esempio, la scienza, secondo me, non deve dire una cosa esiste o non esiste, ma semmai questa cosa ci appare, ci è apparsa. Oppure questa cosa non ci è apparsa, cioè per dire, l'unicorno rosa esiste? Non è una domanda di tipo scientifico, è una domanda di ordine filosofico, perché cioè non c'è nessuna dimostrazione scientifica per cui si possa escludere dall'esistenza un determinato oggetto, no? Cioè, l'unicorno rosa non lo vediamo su questo pianeta, però potrebbe darsi che lo vediamo su altri pianeti, un altro universo, un'altra dimensione. Cioè, lo spirito esiste o non esistono gli spiriti o non esistono? Non appaiono, cioè finora non si è vista un'apparizione scientificamente valutabile. Ma sì, forse non esistono in questo mondo, gli spiriti non compaiono in questo mondo, vabbè, e allora possono comparire in un altro universo, quanti universi esistono? Cioè, essere è una categoria che resta solo in ambito filosofico. Da un punto di vista razionale, la scienza non può riflettere, non, cioè, non può riflettere, non ha senso. Non è un oggetto, l'esistenza non è un oggetto che puoi misurare in laboratorio. Però ci si può ragionare lo stesso sull'essere, sull'esistenza, sull'essere delle cose. È una domanda che ha un senso. Cos'è l'essere? È una domanda che ha un senso, ma non ha un senso scientifico, ha un senso filosofico. Uno può dire, ma queste sono solo astrazioni, non coinvolgono minimamente la nostra esistenza, non cambia niente, tutte le storie di questo tipo. Dico, vabbè, sei libero di crederlo, naturalmente bisogna dimostrarlo che è così. Il filosofo invece, senza partire dal presupposto che la cosa abbia senso, perché deve appunto mettere in discussione anche il fatto che se la domanda ha senso o meno, cioè interrogarsi su cosa è l'essere, è una domanda che ha senso, che ha importanza, perché me la pongo? No? Non so se riuscite a capire quello che sto dicendo, che appunto il filosofo si pone, non solo si pone le domande soprattutto sull'essere delle cose, ma addirittura si pone domanda sul perché si pone delle domande. Si domanda che cos'è il domandare, che non è una cosa immediata e ovvia. Perché ci facciamo delle domande? Possiamo fare a meno di farci delle domande? Oppure siamo liberi di farcela o non farcela, è la stessa cosa? O cambia qualche cosa nel fatto che io le domande me le pongo oppure non me le pongo? No? E che cosa cambia se cambia qualcosa? Non so se riesco a spiegarmi, lo so che è difficile, però è importante. Perché? Vi spiego perché è importante. Perché bene o male, su questo tipo di domande si è costruita la civiltà occidentale. E quindi vale la pena domandarsi perché noi abbiamo creato una civiltà in cui ci si fa queste domande. E magari il porsi queste domande è stato proprio ciò che ha creato la civiltà che conosciamo, anche il sapere scientifico, ma anche la cultura, la religione, la morale, la politica, tutto ciò che noi siamo. Potrebbe darsi che dipenda anche dal fatto di esserci poste queste domande.
Fatto sta che, appunto, come ho mostrato, storicamente parlando, la nostra civiltà occidentale che è nata in Grecia, nell'Ellade, appunto si è formata, è cresciuta proprio quando si è cominciato a porsi questo tipo di domande. Quando appunto i primi filosofi confusamente si sono domandati: ma che senso ha tutto questo? Da dove viene? No? E a un certo punto Parmenide ha detto: ciò che ci dobbiamo porre in testa è proprio qual è il senso dell'essere? Cosa significa essere, esistere o anche semplicemente essere nella mente di qualcuno? Cos'è quindi anche il pensiero? Perché Parmenide poi, conseguentemente, no, accortosi che pensiero è sempre pensiero dell'essere, non si può pensare il nulla, altrimenti non si pensa il nulla. Se io cerco di pensare il nulla, cos'è che devo fare? Cioè, coerentemente, cosa devo pensare? Niente, devo non pensare. Quindi, pensiero ed essere, si è accorto che si identificava, infatti lui affermava pensiero e pensiero dell'essere sono la stessa cosa, quindi essere e pensiero sono la stessa cosa, no? Poi cosa dovesse implicare questo non si sa di preciso, perché appunto, come ho detto, il pensiero dei presocratici era molto confuso. Però appunto Parmenide si è accorto del legame fra il pensiero, la coscienza, cioè dire io sono, e l'essere è, cioè esiste un legame. Infatti, se io non sapessi di essere, non esisterebbe neanche un problema dell'essere, cioè nessuno si, cioè se nessuno fosse cosciente dell'esistenza dell'essere, l'essere non avrebbe importanza che fosse o che non fosse. Cioè, non so se mi sono spiegato, un sasso. Se veramente non è consapevole della propria esistenza, che differenza fa per lui esistere o non esistere? Nessuna, dal suo punto di vista, perché un punto di vista non ce l'ha. No, ecco. E in qualche modo, confusamente, Parmenide aveva cominciato a rendersi conto di questa identificazione. Comunque, Parmenide scrisse un poema, diciamo, un'opera filosofica in forma poetica, evocativa potremmo dire, in cui spiega appunto i principi filosofici, no, a cui lui è arrivato, riflettendo appunto sul significato dell'essere e come concepiva il mondo in base al principio dell'essere, no, cosa implica coerentemente. E allora di questa opera c'è rimasta la prima parte in cui possiamo capire sostanzialmente quali erano i principi della sua filosofia, in cui appunto la filosofia della physis, della natura, diventa filosofia dell'om, cioè dell'ente, in italiano ontologia, no? Cioè la filosofia con Parmenide diventa ontologia. Qualcuno, magari qualche veneto, dirà ontologia, no? Ti si onto, si dice in Veneto, no? Sei sporco, zozzo. Spesso ha anche un significato proprio morale, anche sporcizia interiore, cioè l'essere sporco proprio di natura. Nel senso persona poca pulita e poi magari anche persona sporca dentro, perché unto, cioè, significherebbe unto, ma unto proprio nel senso di untume, di porcheria, ecco. Allora, no, ontologia appunto deriva dal greco on, che significa ente, cioè cosa esistente, mentre einai significa proprio il verbo essere, no? E poi noi vedremo la differenza ontologica, che consiste nella differenza fra einai, l'essere, e on, la cosa esistente, e qui purtroppo devo chiudere. Arrivederci.